La notizia dei dipendenti dei depuratori napoletani che protestano arriva puntuale ad inizio di ogni stagione turistica. Questa volta non hanno ancora percepito lo stipendio di giugno e dunque garantiscono solo i servizi minimi. Così gli impianti lavorano poco e male ed il mare blu diventa così. Sono le coste Flegrea e Casertana che risentono di più di questa situazione. La cosa assurda è che in questo momento il depuratore è funzionante. L'acqua è rossa, è malodorante, puzza ed è sempre così nel corso di tutti i mesi dell'anno. Ma complici le correnti marine, il rischio è che questa melma che arriva in mare può spingersi fino alle incantevoli isole del Golfo. Chiazze di mucillagine sono state già avvistate a largo di Ischia e Procida. Insomma, roba da attentato alla salute dei cittadini e alle attività economiche e turistiche già in ginocchio per la difficile congiuntura. È uno scempio vedere questi chilometri di costa così belli, queste spiagge così grandi e poi vedere un mare che è una cloaca a cielo aperto. Dobbiamo fare le preghiere per sapere il vento dove va. Se va di qua è tutto sporco di qua, se va di là è tutto sporco di là. Sempre sporco, arriva di tutto qua, tutta roba che esce dal depuratore, poi non lo sappiamo se viene anche dal Garigliano. Per scongiurare il pericolo di un mare cloaca, il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, si è già detto pronto ad intervenire. Intanto ha chiesto alla Guardia Costiera di analizzare le acque nelle zone a valle dei depuratori, che continuano a riversare in mare migliaia di tonnellate di liquami, come sostiene il custode giudiziario dei 5 impianti, che funzionano male ed andrebbero adeguati. Paolo Chiariello, Sky TG24, Napoli.